cosa rara che un oceano ci separa. Brindo a voi a questa vita. Quali sono le mete quest'anno per le vacanze di Natale? Mete da sogno, quindi le Maldive su tutte, le Seychelles, Dubai. E poi per chi ha desiderio di spendere interamente la tredicesima, direi anche Sudafrica e Polinesia. Ebbene sì, c'è chi può. Chi per queste vacanze si regala un viaggio da sogno. Parola di Danilo Curzi, tour operator specializzato in lusso, quello vero. Niente auto, niente code, niente neve, ma solo questo. Partiamo da 2.500-3.000 euro per arrivare a anche oltre 10.000. Che cosa sta organizzando? Buongiorno, stavo organizzando un viaggio per Natale e Capodanno per Dubai. Queste persone saranno ospiti nella torre più alta al mondo, che si chiama Burj Khalifa, e dopo il 31 dicembre andranno a finire nel deserto, in un albergo meraviglioso. Ogni camera ha una sua piscina privata. Quanto spenderanno questi signori? Spenderanno una media di circa 12.000-13.000 euro. Fortunati. Molto fortunati, molto fortunati. C'è chi partirà il 31 dicembre e festeggerà due capodanni, uno in volo e uno in Polinesia. C'è chi invece scarterà i regali sotto una palma alle Maldive. Sfizi ce ne possiamo togliere tanti alle Maldive, dalle immersioni, quindi dagli incontri con uno squalo balena, che è un'emozione indescrivibile. Lo sfizio è anche un massaggio ayurvedico di 3 ore. Che con gli oli e con un medico ayurveda che ti crea ad hoc l'olio adatto ai tuoi dosha, quindi è una cosa sfiziosa. Non ultimo, perché no, una sana cena anche con un menù italiano sul mare con lume di candela. Alle Maldive. Alle Maldive, assolutamente sì. Va tutto bene. E questo che cos'è? Allora, diciamo che visto che stiamo sognando, sogniamo in grande. È il primo progetto di viaggi spaziali. Come si svolge il viaggio? Qui praticamente bisogna andare nel New Mexico, dove c'è la base, e poi dopo appunto un briefing che dura più all'incirca una settimana si può avere questa esperienza particolarissima di arrivare fino a 150 km di altitudine. Nella stratosfera. Nella stratosfera, quindi come vedi si viene lanciati da un aereo fatto appositamente, poi si lascia l'atmosfera, si arriva nella stratosfera e si plana, non so dirti se dolcemente o meno perché ovviamente non l'ho mai provato, e si ritorna a terra. E questo diciamo che sarebbe, come dire, un bellissimo regalo di Natale Capodanno. Il prezzo? Non lo dico, è esageratamente improponibile. Diciamolo. Oltre 200.000 euro.